Carnevale, la festa, ma anche l'occasione per fare beneficenza. Quando poi si sceglie di sostenere le iniziative a favore dei bambini ricoverati all'ospedale Santo Bono di Napoli, anche il cibo più saporito diventa ancora più buono. Da Zia Teresa, il noto ristorante del lungomare, sono riusciti ad unire grande cucina, dolce e salata, e un successo di pubblico che è andato oltre ogni aspettativa. Lo si è capito subito che sarebbe stato un evento clamoroso, sin da quando, a frotte, gli invitati hanno raggiunto il luogo convenuto. Tanti gli sponsor e i sostenitori dell'evento che hanno reso affollato per un intero pomeriggio lo spazio di Zia Teresa, che affaccia sul panorama Mozzafiato e su Castel dell'Ovo. Da ogni parte della Campania c'è stata la mobilitazione della generosità. Ognuno ha voluto portare i prodotti che hanno reso grande la propria attività, e la migliore ricompensa è stata, per tutti, vedere l'apprezzamento da parte degli ospiti nella consapevolezza della destinazione benefica della cifra raccolta. Per eleganza, qui non si parla di numeri, ma si tratta di una somma importante che sarà destinata a quanti aiutano i bambini a sopportare le lunghe degenze. Presenza dei professionisti della terapia del sorriso, acquisto di giochi e passatempi, supporti per giochi elettronici e per la visione di film. Insomma, i soldi non bastano mai. Carnevale 2016 da Zia Teresa, la festa dei più piccoli. Quando ci si traveste per ridere e per far ridere, è stato un carnevale diverso, più bello, più suggestivo. Commossi, i proprietari hanno giurato che non lo dimenticheranno mai e sono pronti a replicare l'anno 21 e tutte le volte che servirà mettersi in gioco per aiutare il prossimo. Quando si tratta di bambini, poi...